Si conclude il terzo progetto sulla identità siciliana, un progetto ideato dal Val d'Acragas, un viaggio nella storia alla scoperta anche delle proprie radici culturali. Sì, è un momento importante che il Val d'Acragas porta avanti da diversi anni, avendo costituito con tutti i dirigenti scolastici e quindi le scuole superiori della provincia un centro di ricerca sulle tradizioni popolari siciliane, all'interno del quale, oltre ai dirigenti, ne fanno parte alcuni personaggi, da Lello Analfino al professore Gaetano Allotta ad un sicilianista, Toti Ferlita, e l'obiettivo è quello di elaborare un'idea culturale per recuperare, conservare la cultura popolare siciliana ed in particolar modo la lingua siciliana. E quindi questo momento noi lo sviluppiamo attraverso il coordinamento del provveditorato alle scuole superiori della provincia, affinché possa essere diffusa, conservata e tutelata la cultura siciliana, che il Val d'Acragas da oltre 50 anni rappresenta sia in Sicilia che nel mondo. Nell'ambito di questo progetto oggi c'è anche un tributo alla memoria di Toni Cucchiara, scomparso qualche giorno fa. Sì. Toni è stato il promotore da noi in Sicilia dello spettacolo puro, vero siciliano, e noi vogliamo ricordarlo oggi immeritatamente, perché siamo una piccola compagnia amatoriale e facciamo il Pipino il Breve. Pipino il Breve che sì, nel contesto di questa manifestazione entra benissimo, perché Pipino il Breve è incentrato nel periodo francese, della dominazione francese in Sicilia, quindi Pipino per noi rappresenta un po' di folklore che Toni voleva assolutamente fare rimarcare in questa città dove manca quasi tutto, e Toni non è stato finora ricordato da nessuno. Noi siamo forse la prima volta attraverso questa televisione che riusciamo a dare un contributo a tutto quello che Toni ha dato a questa città, perché è stato il re del musical, riconosciuto in tutto il mondo, non solo in Italia o in Sicilia, e ancora Agrigento pare averlo dimenticato. Noi con questo nostro contributo vogliamo, è una cosa leggerissima, piccolissima, ma vogliamo dare il minimo per ricordare questo grande agrigentino. Quanto mancherà? Manca tanto a noi, perché mancano le organizzazioni qui ad Agrigento. Ad Agrigento manca il teatro, c'è un teatro. Noi ci vantiamo di avere questo teatro Pirandello, ma solo le élite, i piccoli gruppi, non sappiamo dove andare a provare, non sappiamo dove. Ci arrangiamo, ringraziamo le varie chiese che ci danno ogni tanto un locale per fare le prove, ma ti puoi immaginare qual è la difficoltà per un gruppo consistente, perché siamo circa 40 elementi, e noi andiamo sempre in diretta, la musica è dal vivo, quindi questo è il nostro contributo. Vorremmo tanto che oltre a noi tanti altri mettessero in... Ci sono ragazzi che si occupano di musical ad Agrigento, ma perché non fare Toni? Perché non dire Toni, che nostro è agrigentino ed è l'orgoglio di noi agrigentini. Non... Pirandello è grandioso, ma Toni non ha tanta paura nel periodo in cui stiamo vivendo, quindi questo è quello che vogliamo rappresentare noi. Siamo arrivati al terzo anno, questa proprio è la terza edizione, e noi come ufficio, il dottore Zarbo in particolare e io responsabile di questo settore, abbiamo ritenuto veramente fondamentale e valido il progetto che è stato proposto dal Lello Casesa, quindi dal gruppo direttore del gruppo Val d'Acragas. Noi abbiamo ritenuto, e credo che sia fondamentale, proprio ritornare a recuperare tutte quelle che sono le tradizioni nostre, della nostra Sicilia, in particolare anche quelle proprio della nostra città. E questo fatto credo che è stato fondamentale per le scuole, perché ha dato loro la possibilità e l'opportunità ai ragazzi di poter soffermarsi in modo particolare, grazie a questo progetto, sulla tutela, di come sia importante la tutela della propria identità siciliana. E io spero e sono convinta che anche un altro anno si continuerà questa bella iniziativa realizzata e ideata
tre anni fa e oggi è la giornata conclusiva. I ragazzi quindi hanno lavorato per tutto l'anno, non è un semplice giornata così ludico o divertente, ma è la conclusione di un percorso dove proprio i ragazzi hanno la possibilità di incontrarsi e loro proprio in prima persona, al di là di tutte le iniziative e delle riunioni che sono state effettuate dal gruppo, dal centro che proprio si occupa, del centro culturale che si occupa di questo progetto.